del Sol, Cimer. E non. Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio, per la precisione, il secondo episodio della nostra Legacy Share. Quindi siamo tornati dalla nostra Lynette, che in questo momento, ecco, è in giro a cercare rane, ma soprattutto sta con la speranza che qualcuno nei paraggi, detto proprio francamente tra noi, cucini qualcosa, perché qui lo schifo, ragazzi, più totale. Quindi fai una cosa, mangio hot dog vegetariano, per carità divina, tesoro. Pure questo purtroppo è andato, quindi mentre è in giro qui a cercare, insomma sì, la nostra sta con questa speranza, ragazzi, la speranza è sempre l'ultima a morire, e notare l'orario, vai, cercherà nel toro, insomma è mezzanotte, perché l'ultima volta, osserva il pero, va bene, osserveremo il pero, l'ultima volta, cioè, nell'orario precedente comunque ha fatto le ore piccole, insieme a questo nuovo e strambo amico, perché per lei lui... Ragazzi, Harvey è decisamente strambo. Non aveva neanche capito il suo nome, quindi figuriamoci. Era una melanzana striata, oh, vediamo un po' un secondo. 100 e 10. Proviamo, ragazzi, ad accoppiare le rane, perché questo è un altro modo per sopravvivere. Ovviamente siamo sfigati e è uscita fuori una rana da 10, perché voglio dire, ragazzi, abbiamo qualche dubbio? Ovviamente no. Allora, dunque, guardiamoci ancora un po' nei paraggi. Perché sì, la nostra fra 11 ore va a lavorare, però, come dire, no? Stava con la speranza di trovare qualcosina da poter rivendere. Soprattutto, ecco, qualcosa. Butta via, tesoro, renditi utile, perché questi fanno schifo. Qualcosa da poter mangiare. Tuttavia, ragazzi, il nulla. Il nulla. Lei chi è, scusi? Con questa acconciatura molto iea. La vedo sfatta. Sì, è sfatta veramente, ragazzi. Quasi peggio della nostra Linette. Che se continua di questo passo dovrà cucinarsi qualcosina. Qui è un peccato perché non possiamo neanche buttare via lo schifo. Lei invece chi è, scusi? Volevo solo darti il benvenuto nella comunità e accidenti, ma che bel collo che hai, ecco. No, ragazzi, ci manca solo Vlad. Vlad. Evapora proprio, cioè, non è il caso. Dov'è? È qui? Non è qui, no. No, no, ragazzi, per fortuna Vlad non c'è, però qui luci automatiche, tutte le luci, visto che non siamo in casa, ragazzi. Eccolo qua il malefico. Ragazzi, io temo per l'incolumità della nostra povera Linette. Allora, le cipolle ancora niente. E quindi no, ragazzi, non c'è un pelo. Un pero, neanche il melo, quindi la tristezza proprio, non c'è niente, tesoro. Poi direi che vediamo se ce la fai ad aspettare un altro po', ma li vedo tutti sfatti, nessuno ha voglia di vivere praticamente qua, ragazzi. E no, direi di no, però la nostra non si vuole arrendere, quindi a questo punto potremmo viaggiare, ragazzi. Cosa c'è in previsione prima di tutto? Conosce una celebrità, evento normale. Vabbè, non è che ci interessi granché. No, dicevo, la nostra potrebbe viaggiare e ecco, Harvey, un minimo di amicizia l'abbiamo creata, diciamo. Potrebbe recarsi al parco. Premetto che io non ho modificato nessun lotto, quindi sono ancora tutti i lotti originali del gioco. Vi invito, se volete, crearne qualcuno. Ovviamente diamo la priorità a Newcrest, visto che è vuota, c'è solo la casa di Ninette, però comunque se avete voglia magari di creare o avete già nel vostro spazio, in galleria, nella vostra biblioteca, delle vostre creazioni e volete condividerle, visto che questo è tutto un progetto basato sul condividere, volete condividerle con me e poi con ovviamente anche con gli altri che per le generazioni successive, seconda, terza e così via, giocheranno e ringrazio perché ho ricevuto diverse richieste. Non vi preoccupate, ancora non è nulla definito. C'è chi mi ha detto: ma posso fare la seconda, la terza? Non vi preoccupate, poi per quello c'è tempo, c'è ancora parecchio tempo. Insomma, dobbiamo aspettare che il figlio o la figlia
di Lynette, quindi erede della seconda generazione, diventi a tutti gli effetti erede della seconda generazione, quindi giovane adulto, direi che abbiamo tempo. Però non vi preoccupate, tengo in considerazione tutti barra tutte voi, quindi grazie di cuore. Quindi andiamo al parco, direi, di Oasis Springs, nella speranza non solo di trovare del materiale da poter vendere, ma soprattutto, ragazzi, di trovare qualcosa da mangiare. Ok, ragazzi, siamo al parco, come potete vedere, di Oasis Springs, e non c'è un'anima, ovviamente. Beh, l'ora, ragazzi, è quella che è. Però la nostra non vuole perdere le speranze. Come vedete, come vi dicevo, prepara una bevanda. Potresti. Dimmi un attimo qui, cara. Perché potresti prepararti. Vediamo se la mia intenzione, ragazzi, è fattibile. Potrebbe prepararsi della semplice acqua, così da non spendere neanche niente. E così sì, poi dovrà andare in bagno. Speriamo ci siano cespugli nei paraggi. Però potrebbe anche nutrirsi, giusto? Vediamo, eh. È fiduciosa. Ok, poi bevi tesoro perché mi raccomando. Io nel frattempo mi guardo intorno. Dunque, qui abbiamo margherite. Questo sì, scava. Non è male. No, però aspetta, prima bevi tutto quello che devi bere. Come va? Niente, eh. Non è stata una buona idea, tesoro. Vabbè, te li tieni, dai, ormai li hai preparati. No, boh, piano piano sta salendo. Ma il cespuglio poi neanche serve, ragazzi. Rimbambita che sono, qui ci sono i bagni. Quindi sì, se sta salendo a questo punto, tesoro, bevi. Bevi proprio come uno sacchè. Voglio dire, no? Perché no? Che aumenti di molto, addirittura con due bicchieri. Vabbè, diamoci una mossa, affrettiamoci, perché poi ci sono cosine da raccogliere. E mi sembra di vederne più di una nei dintorni. Qui, qui potresti anche pescare e rivenderti qualche pesciolino, perché no? Posso ritenermi più che soddisfatta, ragazzi, eh? Eh sì, ce n'è di roba, ce n'è. Un altro bagno laggiù, qualora avessi bisogno, quindi intanto mettiamo un fermino. Ecco, bevi, va, bevi anche questo, così, ciao. E grazie mille. Hai fatto, Linette? Lo so, adesso il bagno chiama, ma tu puoi tranquillamente andare in bagno. E poi dedicarti, ecco sì. Lo so, non è granché, hai ragione, però meglio di niente al momento. Poi, è troppo a disagio, sì, vai in bagno, cara, su. Ragazzi, 3-4 bicchieri d'acqua e sei a KO praticamente. Vai, forza. Conto su di te, Linette. Intanto teniamo d'occhio perché sento delle voci e pare brutto detto così, ma no. Di nuovo lei, scusi, ma vada a casa sua invece di girovagare. Mi dispiace, la vedo particolarmente sfatta. Vada a casa sua, su. Qui potresti, ecco, sempre cercare rane. Magari siamo particolarmente fortunati, ragazzi, chi lo sa. Vai, tesoro, vai. Perché sì, oggi la nostra approfitta di queste ore di solitudine per, ecco, rivendere. Tanto la capsula è inutile aprirla perché troviamo sempre solo i pupazzetti. Non abbiamo, sì, oddio, magari potresti anche farla una collezioncina più avanti, ma direi che ora non è proprio il caso. Quindi vai, scava. E quindi sì, ragazzi, oggi ci diamo allo scavo. Agli scavi, mettiamola così. Cara, no, il crisantemo, una botta di vita proprio. No, no, lasciamo stare. Scava anche qui. Mano a mano, ovviamente, ragazzi, io venderò le cose che lei troverà. E
se non ricordo male. Raccogli tutto, le carote, che bello. Se non ricordo male, da qualche parte, da tipo qui, dovrebbe anche esserci, se non qui, più in là, un punto dove poter raccogliere rane. Cespuglio di margherita, niente, crisantemo, niente, sempre vabbè. Tipo da questa parte, sì, cerca rane, scava e poi vabbè, qui carote, raccogli tutto, vai. Raccogli, raccogli, così puoi anche mangiare qualcosa, perché voglio dire. Ah, ecco ragazzi, non so se ne avevamo parlato, mi sembra di no, quando abbiamo, diciamo, stabilito, cioè vi ho elencato le regole. Però non abbiamo parlato della possibilità. Vuoi scavare un tesoro? Ma scava un tesoro. Vediamo quanto vale la mappa da sola. Ma guarda, non scavare un tesoro, cioè scava da sola, fai te. Dicevo, della possibilità di, come dire, condizionare la gravidanza. Voi sapete che con le fragole o con le carote c'è la possibilità di condizionare il genere del bambino, però. Io vi dico la verità, non ve ne ho parlato perché non è che sia una regola, da quello che so non è importante, ecco, insomma, se nessuno lo vieta, ecco. Qualcuno vuole cucinare, rendetevi utili, su. Non siamo venuti qui a perdere tempo. Poi cerca rane e direi che il giretto te lo sei fatto e hai raccolto tutto, quindi sembra proprio non ci sia altro da raccogliere, va bene. Chi c'è qui? Vabbè, Wolfgang, poi c'è questa tizia, poi c'è Dominic, ovviamente l'immancabile Caglientona. Che gioia, eh? Che gioia, ragazzi. No, direi che a questo punto seguiamo l'Inept. Tesoro, ce la fai? Dai, siamo tutti con te. Rana Terriccio, speriamo valga di più. No. Come non detto, appunto. Quindi, no, aspettiamo per farle accoppiare perché voglio vedere quale rana raccoglierà. Vediamo, è caldo tesoro, sì, ora. Raccogli queste cose e poi ti cambio. Dai. Sì, sei felice di raccogliere roba? Sono felice per te. Allora, dunque, sono contenta, ragazzi, perché Harvey e l'Inept sono viscide, no, tesoro, non ce l'hai fatta. Sono stati molto apprezzati. Quindi mi fa veramente tanto piacere. Vai, tesoro, cambiati. Indossa qualcosa di più leggero che fa un caldo pazzesco qua. Che è successo? Senti c'è tristezza. Perché lei sì, è pessimista, ragazzi. Vi piace in questo look decisamente più estivo. Prova a cercare ancora le rane, tesoro. No, proprio non ce la fa, ragazzi. Niente, Linette oggi non ce la fa. Va bene, pensiamo a vendere ciò che hai trovato. Quindi, due capsule, una schifezza, una mappa, pezzi qua di. Ma che è sta roba? Parte per aggiornamento comune, ma non saprei, la ciprinide. Vabbè, non è che sia vitale. Oh, questi sì. E il quarzo. Una volta inserito nella corona cristallo celestiale, il cristallo libera la mente di un sim dall'energia del disagio. No, fermi tutti. Che cos'è la corona di cristallo celestiale, ragazzi? Questa sono curiosa di saperlo perché sinceramente non so che cappero sia. Ma guarda, tesoro. Fermi tutti, perché qui abbiamo Brittany Cho che ha il plumbob più che girato, ma la nostra ovviamente un po', come dire, tra virgolette sempliciotta, ma non nel senso negativo del termine, un po' così ingenuotta, ecco, verrà qui. Dai, prima di andare a lavorare, tanto ma. Oh, salve! Abbiamo lo stesso colore di capelli, ha notato? E questa ma chi sei? Cioè, non ho capito.
Come osi, eh? No, l'ha presa male? Eh sì, tesoro, penso di sì. L'ha presa male. Chiedi di scattare una foto. Ovviamente non ho copiato, eh? La prego, potrei scattarle una foto? No, guardi, di prima mattina non sono proprio dell'umore adatto. Va bene, stai calma, cioè voglio dire, chiedi un autografo così te lo rivendi. Salim, fermi, fermi, Salim, tesoro, perché? Perché? Io non lo so, Salim. Due domandine me le farei, Salim, ti dico proprio la verità, poi vedi tu. Un autografo almeno potrebbe, ma forse non ha capito cosa significa avere il plumbob girato, eh. In effetti, tesoro, però pure tu sei decoccio, eh. Se c'ha il plumbob girato, ce l'ha girato. C'è poco da fare, quindi qui nessuno ha preparato niente. E la nostra, vieni qua, tesoro mio. Chi se ne frega di lei? Forza. Oh, balla che ti passa, Linette, vai. Oh, è fiduciosa e dovrebbe andare. Oh, ragazzi, cioè, fra 2 minuti vai a lavorare, forza. Cerca di divertirti un po'. Lo smanet show in città. Che peccato, vabbè, che tanto non è che avremmo ottenuto chissà cosa, ragazzi, perché insomma, siamo abbastanza. Cioè, non abbiamo abilità di programmazione alto. Lei è inguardabile con sto capello. Ma, cioè, ragazzi, vi prego, ma perché? Perché? Cioè, ma che è? La fiera del trash, cioè, che è sta roba? Una cosa orribile, perché? Notare poi anche qui, cioè, la Feng, bene o male, no? Un senso, almeno cromatico, ha cercato di, vabbè, voglio cercare proprio di aiutarti. Ma ci stanno altri ragazzi che non si possono proprio guardare. Ma che è successo? Vi è esploso l'armadio a casa? Cioè, guardate questo. Cosa ti è successo, caro Lorenzo? Che. Vabbè, ragazzi, non ci è dato sapere. Quindi, cara, siccome devi andare al lavoro, dai, ancora un minutino, cerchiamo di quantomeno aumentare poco poco il divertimento. Lascia perdere Lorenzo e vai a lavorare. No, chi è questo? Questo è coso, è Joaquin. Scusate, ragazzi, Joaquin. Joaquin, non voglio vedere come sei vestito, perché è che ne altro. Fermi, fermi tutti, no, cioè, veramente. Ma come ti vesti? Qua è proprio in automatico. Sono sconvolta a dir poco, ragazzi, a dir poco sconvolta. Comunque, ci vediamo non appena Linette torna dal lavoro, ovviamente. Allora, ragazzi, ciao, ti contatto per conto della Sani come pesci e vorremmo spedirti un campione gratuito del nostro nuovo prodotto, gli auricolari bassi e fracassi. No? Se desideri acquistarne, accettiamo ordini online, ma chi ti pensa, tesoro, tramite computer? Produciamo inoltre un tapis roulant che simula una parete d'arrampicata e dei video di allenamenti per la TV. Mi raccomando, sempre in gamba. Certo, noi li accettiamo più che volentieri e la nostra, ragazzi, lavorerà a sodo. Quindi, la vedo molto male, ragazzi. Vi dico la verità per la nostra Linette, perché ecco, già è tornata. Col plumbo più che girato, stanca morta e dovrebbe anche videogiocare. Però è stata pagata. Questo significa che, sebbene probabilmente andremo a finire in povertà, perché probabilmente sì, potremmo acquistare. Io ovviamente non ricordo mai dove trovarli, ragazzi. Eccola. No, vabbè, dai, non è così male. Non vale la pena acquistarne una più costosa al momento perché non credo proprio. Toh, la vogliamo abbinare con la TV? Ma sì, abbiniamola con la TV. Molla la porta, ok, grazie. Vi ricordo, ragazzi, sempre ci tengo veramente tanto a ricordarvi che questa deliziosa casetta è una creazione della mia carissima amica Tati. Potete trovare anche il suo canale adesso. Non ha ancora portato dei contenuti, però vale la pena iscriversi già da adesso perché creerà sicuramente qualcosa di strepitoso non appena inizierà a pubblicare. E vi ricordo ovviamente che è successo? Che cosa ti è. Tesoro, no, dormi un attimo, guarda, veramente. Sono le 8, fatti un pisolo. Dormi tipo fino alle 10, guarda, così. Dicevo, la Legacy Share è in collaborazione
con il forum dei Sinsaga. Andate, ragazzi, trovate il link in descrizione. Perciò andate, basta, va, 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 sveglia, sveglia, fino alle 10 avevamo detto. Tesoro mio, un po' te ne approfitti. Quindi, visto che la nostra si sente un pochino sola, direi che a questo punto potrebbe andare al piano inferiore, sempre affamata, ragazzi, perché c'è qualcuno qui, un'anima pia che ha cucinato, no, Proprio sempre tirchi voi. Ma come? Non sfamate la vostra Linette? Che cattiveria, ragazzi, quanta cattiveria. Zero proprio. La nostra potrebbe invitare qualcuno. Dai, è questo coso, mamma mia, ragazzi, fermi. Allora, un'altra cosa, se ovviamente l'irruzione di un vampiro, come l'irruzione di un vampiro? No! Vai via, Vlad. Non la vedi che è già sfatta sta pora donna? Vai via proprio. Ma ragazzi, voglio dire, vabbè, in vita nel lotto attuale. Miko? Ma sì, non ce la vedo ancora. Ad invitare Harvey. No, 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 per ora no. Quindi sì, dai, invita Miko. Che magari ora ti lincia perché. Guarda, è stata una giornataccia. Ti va di venire a farmi un po' di compagnia? Ho giusto un titolo nuovo con cui potremmo divertirci. Va bene, gioca una partita multigiocatore con Miko. Vai, Miko, collabora, che questa si deve divertire. Piuttosto, l'hai sentita di quell'invasione aliena? Non è che giocando con questo videogioco rischiamo, vero? Tesoro, pure tu hai una, proprio, guarda, un abbinamento tra cappellino, scarpe, una mise veramente terribile. Non me la far girare, che lei vince di solito, quindi. Una meraviglia, tesoro. Vabbè, ok. Nel frattempo, ridai, ma cosa fate voi? Gironzolate qui? Cioè, forever and ever proprio? Non avete una casa, non avete una meta? Che è? Lei chi è, scusi? Con questi baffetti alla Sparviero, scusi un attimo, Che look! Oggi, ragazzi, una lista di casi umani, uno peggio dell'altro. Ma scusi, non è che l'albero si mette in mezzo perché dice forse è il caso. Guardate che faccia! Però è troppo simpatico, ragazzi, no? È troppo simpatico. Merita una foto, basta. La merita. La merita. Impara a conoscere Miko. Oh, questa è una cosa interessante, anche se in teoria la conosci già. Non è che io voglio proprio inferire, però vabbè. Dopo la conoscerai, dai, visto che vuoi imparare a conoscere Miko. Ah, raggiunto il livello 2 di videogioco, approfittiamone per, ragazzi, puntare quantomeno su una promozioncina. Vogliamo concludere questo episodio con una promozione, tesoro? Visto che hai 457 simoleon? L'hai fatto? No, 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 cara, gioca una partita multigiocatore con Miko perché noi dobbiamo assolutamente arrivare al 100% qua. Sì, hai fame, lo so, non preoccuparti. Io nel frattempo vado alla ricerca di cibo. E non vedo una frappa, ti dico proprio la verità, perciò la vedo molto male. Però dai, 457 hai vinto? Professionista dei giochi da festa, regina della collina virtuale. Queste sì che sono gioie, poi non mangi con queste gioie qui, però dettagli. Notare sempre anche lei, ragazzi, queste boh, sono due disperate che vanno in giro così per il quartiere, non senza un perché. E dobbiamo anche a questo punto. Però ci sono anche le carote, Potremmo piantare le carote, ragazzi. Perché no? Non credo siano molto produttive, però vabbè. Perché vabbè, tre. Però vabbè, meglio di niente, queste teniamocele. Sono curiosa, non voglio vendere il quarzo. Fatemi sapere se voi sapete cosa significa, cioè cos'è questa corona di cristallo celestiale, perché forse qualcosa che ha a che fare con la giungla, ragazzi. Bisogna forse raccogliere qualche reperto, non so. Oh, 120! Non male, ragazzi, io mi terrei ste due. Mico, cara, però non è carino andarsene via così. Mi terrei la vortice del terriccio e questa, vortice della melanzana. Mentre queste due, sì, penso di rivenderle. Vediamo un attimo, vabbè.
Hai finito qui, cara? No, vabbè, non ne vuoi proprio sapere. Va bene, senti, impara a conoscere Mico, visto che ci tieni tanto, dai. Oh, grazie, Mico! Guardate che carina, Mico! Ma sei tanto carina, pianta, tesoro, su. Hai visto che Mico voleva aiutarti? Volete dedicarvi al giardinaggio, ma siete adorabili. Qualcosa mi puzza qui. Sì, forse sono io, non ho ancora fatto la doccia. Beh. No, tesoro, forse sei tu. Credimi, videogioca. Bene, dai. E visto che ci sei, scava al volo perché direi che è il caso. Ok. Mico se la ride e dice, ma... Mico, guarda, se vuoi innaffiare, non ci dispiace, te lo dico proprio sinceramente. E visto che la nostra fra 8 ore deve andare a lavorare, cara, fai così. Gioca una partita, dai, finisci. Mico, ti prego, capisco che per te non sia il massimo, ma la nostra deve terminare, perché qua noi contiamo in una promozione. Assolutamente sì. Dopo dovrà anche andarsene a letto, perché ragazzi, a questo punto mangerà al lavoro. Basta, vai, vai. E direi che, vabbè, mo qua che è, videogioca con una console per videogiochi, perché fino adesso con cosa hai videogiocato? Vabbè, Mico anche si ritira, ragazzi, direi che noi a questo punto ci vediamo quando la nostra torna dal lavoro, per vedere se ce la farà, ragazzi, a ottenere questa benedetta promozione, io non lo so. E soprattutto qualcuno arriverà a preparare qualcosa di decente da mangiare? Io temo di no, ragazzi, vi dico proprio la verità, temo di no, però speriamo, dai. Quindi ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, fermi. Ho saputo che c'è un personaggio famoso al lounge bar. Vuoi andare a dare un'occhiata? Ovviamente non possiamo perché la nostra deve andare al lavoro. Però, come ha fatto Harvey a ottenere il numero di Ninette? Se li sono scambiati, sti due, allora, i numeri? Ma non è che ancora pensa che sia una domestica, ragazzi, perché io ho questa strana sensazione. Cara, vai a lavorare intanto. Dovevo assolutamente mostrarvelo, scusate, ma cioè Harvey che chiama, io ve lo devo assolutamente mostrare. Quindi, vediamo un po' se la nostra, io metto a lavorare sodo, ragazzi, spero veramente di sì. Speriamo in una gioia, sì. Oh mamma mia, ragazzi, fermi, soddisfazione del cliente. Un cliente insoddisfatto contatta Linette chiedendo un rimborso per il suo nuovo smartphone. Linette può rimborsare il cliente e tornare subito al suo gioco oppure cercare di calmarlo e guidarlo nella risoluzione del problema. No, tesoro, calma il cliente perché è aumento del rendimento piccolo. Fantastico, con una mossa a sorpresa Linette risolve passo dopo passo i problemi del cliente senza dover rimborsare nemmeno un simoleon. Il capo di Linette è così colpito che inizia a girarle tutti i clienti più impegnativi. Ecco, tesoro, promozione! Bravissima, è stata promossa a controllo qualità! Brava! Hai 1.086, i tuoi primi 1.000 simoleon! Ragazzi, 7 simoleon in più all'ora per un totale di 38 all'ora, 375 simoleon e brocca automatica acciaio inossidabile! Quindi dai, è una cosa positiva, tesoro mio! Vediamo. Non è male come cosa, no? Vale 210, ragazzi. Ma non è male, non è male. Dico la verità. Ora io aspetto, ditemi voi, secondo voi dovremmo tenerla? Perché magari sapete, ha una come Linette potrebbe fare più che comodo effettivamente. Magari dovrò mettere un altro bancone, però vabbè. Tenerla, ragazzi, oppure no? Oppure rivenderla? Sì, fatemi sapere cosa ne pensate, perché in questo momento diciamo che i dindi fanno comodo la nostra Linette. Cara, vieni qui, innaffia. Però, insomma, no. Io di solito, vi dico la verità, quando gioco una challenge, i progressi dell'erede, quindi ecco i premi anche così, li conservo sempre, anche magari se non li metto nella casa, però comunque li conservo perché è un ricordo, ecco, diciamo, così che un domani tutti possano avere i ricordi no? Degli eredi. Conservo solo ovviamente gli oggetti degli eredi, gli altri me li rivendo perché altrimenti diventerebbe qualcosa, no?
di veramente molto complicato, però vendi tutto, tesoro, vai. Così hai guadagnato altri 80 simoleon, siamo a 1320 e direi che la nostra più avanti, perché per ora dobbiamo soltanto videogiocare. No, non è vero. Dobbiamo anche comprare un PC, ragazzi. Dobbiamo comprarlo un computer, tesoro. Vieni qua, fatti una doccia così magari ti dai anche una calmata. Prima di salutarvi, volevo un attimino rendermi conto di quanto ci verrebbe a costare un computer. Se ricordo male, no, 800. Ragazzi, tocca comprarlo però, perché obiettivamente tocca comprarlo. E quindi toccherà anche mettere una scrivania. Magari potremmo metterla qui, oppure, anzi, meglio ancora, qui nella stanza di Linette. Qui, magari. Fatemi sapere cosa ne pensate, insomma. Io direi che con la nostra Linette che ha vagato, poverina, tutta la notte per raccogliere più materiale possibile. Abbiamo raccolto prima, ecco, il meschinio. Io lo venderei. Posso mettere questo qui? No. Allora il pesce, ragazzi, io me lo vendo. Ciao. Questo conviene secondo voi venderlo? Non lo so, perché potremmo più avanti magari aggiornare qualcosa. E direi che ce la vedo, Linette, le prese pratica anche con queste cose, vi dico la verità. Quindi sì, fa accoppiare la rana con vortice del terriccio. Oh, adesso già si ragiona, ragazzi. Quindi sì, direi di vendere le due rane meno costose, diciamo così, che valgono meno. E direi che con la nostra Linette, che ha ottenuto anche una promozione, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Non abbiamo visto Harvey, ragazzi, però abbiamo visto che ha cercato Linette. Per ora soltanto per, ecco, poi raccogli tutto anche qui, io pianterò off camera. Per ora soltanto per andare al lounge bar. Ma non è che il nostro, come dire, cercava un appuntamento con la scusa del lounge bar, ragazzi, perché a questo punto il dubbio mi sorge, diciamo, eh sì. Lo scopriremo più avanti. Potrebbe aver fatto colpo la nostra Linette. Magari Harvey è rimasto colpito da questa ragazza un po' pazzarella, diciamo. Chi lo sa, ragazzi? Fatemi sapere sempre cosa ne pensate. Sono curiosa di leggere appunto i vostri commenti. Qui c'era anche, no, c'era un pero da qualche parte, io l'ho perso. Io mi perdo tutto, ragazzi, quindi non ci fate caso, ma sono un caso clinico, però raccogli tutto. E quindi, ragazzi, off camera la nostra raccoglierà tutto, pianterà e io le darò, ecco, una sistematina. E noi ci vedremo nel prossimo episodio con la nostra Linette. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber, link al forum di The Sims Saga. Andate, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi ai canali dei miei amici youtuber, ma andate anche a visitare e registratevi nel forum di The Sims Saga, ragazzi, perché sono veramente bravissimi anche loro. Hanno molte sezioni nel forum, molto organizzati. Veramente, ragazzi, andate a dare un'occhiata, fatemi sapere poi cosa ne pensate. Detto questo, ragazzi, io ringrazio ancora una volta e come sempre la ringrazierò la mia amica Tati, perché la sua casetta è strepitosa. La invito a darmi qualche consiglio su dove posizionare. Cara, dimmi, può andare bene qui la scrivania? Lo mettiamo un altro bancone? Teniamo no la brocca, ragazzi, quella che la nostra ha ottenuto con la sua promozione, fatemi sapere. Ci rivediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Vi abbraccio forte sul Sul Sinners. E non.